bene, non mi basta così bene, stanotte, posso morire senza stamore, faccio amore, se te ne va a vedere, come passioni dall'anima, soltanto tu sappi già, sono amore, sono innamorato, ed è prima la semangona solo una speranza. Che se chiede come fonte sta stanza, hai sbagliato tu mi ha perdonato. Sulla possibile su una campa, o sa c'è difficile poter ci provo. Cagno stavi dentro un questo cavallo. Dopo c'è carnavala, si temo la navala. Nessuno è mai buon matte. Trova la vagliela, c'è le cose. Ti mangano, ma mancano zarala. A notte quando sto solo in dolenza. La notte, c'è la davvera che sto prendendo di ene. Non me la sa così, vuoi tiene stanotte. Posso morire senza sta morire, do giù. Soltanto tu sappi già, so cavaliere, so innamorare, te trivere, con te non voglio baciare, a nuovo di stanotte, scendo da prego, so fare nato con te, non me la sa così, puoi tiene stanotte, posso morire senza stamore, do giù, se fermo, cavaliere, ehi, scendo da prego, non me la sa così, puoi tiene stanotte, posso morire senza stamore, do to 20 million eToro users, to all the traders and investors who decided to never let opportunities pass them by. Here's to 20 million people sharing their wisdom, to the post writers. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao guys. Ah, c'è fu- Sonia, cosa vuoi? Mi lasci condurre la mia trasmissione come voglio. Ti vedi il cappello? Ok. Ciao guys, come state? Ciao guys. Mamma, porca madonna, sto lavorando. Bravo, vai via. Dove sono tutti? Sonia, ci sei solo tu. Cos'è sta cosa? Non va bene. Cos'è sta cosa? Non va bene. Non va bene. Non va bene, ok? Non va bene questa cosa. Stiamo laggando? Non stiamo laggando. Ok. Ah, c'è pure Ilenia. Allora, che ne pensate del mio outfit? Sono fashion. Allora, oggi live bellissima. Intanto, allora, questa sera porterò un sacco di giochi e sarà così per sempre. Allora, intanto faremo 20 minuti di just chatting, dove parlo di mie cazzate e dove leggiamo alcuni video su YouTube. Quindi, e poi giocheremo. Quindi fino a 23 minuti di live faremo così. Poi andiamo infatti su YouTube a vedere che cazzo di merda c'è, ok?
Poi aspettate che vedo perché non mi ricordo. Questa si chiama professionalità. Aspetta. Allora, lavoro. Intanto come state? Come state oggi? Come state? Siete euforici? Anche io, guarda. Allora, Just Chat, poi, dopo questa minchiata, giocheremo un po' a Crash Bandicoot. 10 minutini. Poi vi farò vedere un gioco bellissimo, bello, che vi piacerà sicuramente. Ci giocheremo 20 minuti. Poi The Sims 4 per 20 minuti. Poi Resident Evil per 15 minuti. E per la fine, alla fine, Kingdom Hearts. Il gioco di cui vi ho fatto vedere l'anteprima ieri. Quindi, 30 minuti di Kingdom Hearts alla fine. Quindi stasera... Tanto come state? Dove minchia siete? Allora, dovete venire subito in live. Subito. È imperativo, è un ordine. Avete capito? È un ordine. Non dovevi farlo mercoledì. No, Ilenia, no, perché ho notato che vi piace, quindi ve lo porto subito. Ciao, Luca. Allora Luca, oggi in questa live faremo un botto di cose. Intanto fino a 23 minuti di live parliamo e reagiamo alcuni video su YouTube. Ah, c'è pure Nadia. Che bello. Allora Nadia, Luca, ripeto le cose che ho detto agli altri. Faremo 20 minuti di Just Chatting, cioè dove parlo e reagiamo a video. Poi giocheremo a Crash Bandicoot, Resident Evil, The Sims 4, a Kingdom Hearts, quel gioco di cui vi ho fatto vedere l'anteprima ieri. E poi un gioco sconosciuto. Un gioco sconosciuto di cui non sapete un cazzo. 20 minuti di ogni cosa. No, ti sbagli, coglione. 20 minuti di Just Chatting, Crash Bandicoot 10 minuti perché mi rompo il cazzo, e il gioco sconosciuto 20 minuti, The Sims 4 20 minuti così creiamo anche la stanza di Ilenia perché è giusto, Resident Evil 7 15 minuti e Kingdom Hearts 3, Kingdom, quella merda, 30 minuti, ok? Quindi questa live... Intanto come state? Come state oggi? Siete depressi come me? Perfetto. Allora andremo d'accordo su 20 minuti con The Sims, riusciamo a mettere su una porta. Allora Nadia, non ti lamentare, ok? Io ti banno, Nadia. Ti banno. Ma non ci metti 5 minuti a entrare in un gioco. No, ci mettiamo anche. Allora, non dovete rompermi il cazzo, ok? Zitti. Rimangono 10 minuti. Ma che 5 minuti? Ma che 5 minuti, Luca? Ma che cazzo vuoi? Tutto bene? Allora, io sto bene, come potete vedere. Sono... Insomma, potremmo andare meglio. Allora, iniziamo subito! Subito! Iniziamo! Si vede la chat? A me non me ne frega un cazzo. Allora, andiamo su Google. Me ne frega un cazzo di amici. Ok, io devo lavorare qua. Andiamo su Google. Andiamo su Google e reagiamo ad alcuni video. Li devo leggere dal telefono però, perché ovviamente non vedo la chat. Okay. Intanto se volete fatemi domande, io rispondo a tutto. Allora, se volete che parlo di un argomento, ditemi l'argomento e parlo. Allora, questo è il mio canaluccio, se voi non lo sapete, questo è il mio canale dove metto tutte le live passate. Allora, alcune live... No, parla di Salvini. Salvini è un coglione, a posto, abbiamo finito. Poi, ci sono alcune live molto belle, e alcuni video che ho postato anni fa, tipo questo. Non sto laggando, vero? Perfetto, poi... E più di contributo video, a posto. Ma andiamo avanti.
Non è successo niente. Poi, sì, ce ne sono un botto. Vediamo, quali vi posso far vedere. Cioè, in realtà non ce ne sono che... Oddio, mi dissocio dal titolo di... Vabbè, vado a cagare a dopo. Ok, vaffanculo. Vediamo, quale posso farvi vedere. Ciao Giada, ciao. Ciao Zara. Allora, vi faccio vedere un pezzo di live, anzi, vi consiglio una mia live passata, che è questa qua. Questa, con la mia amichetta Marcelluzza. Io ve lo consiglio perché mo... Che c'è, Ilenia? No, Ilenia no. Ilenia, allora che c'è, Ilenia? No, no. 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 Che c'è? Che c'è? Che successo? Che c'è? Mi dispiace comunicarti che il nostro amico oggi fa il compleanno e si è incazzato con noi perché ci siamo fissate con te. Ma io sono più importante, fateglielo capire. Quindi mi sa che dovremmo... No! Vabbè, ma se siete di compleanno, state con lui, dai! Dai, ma è giusto che state col vostro amico, non state con sto coglione chiamato Giovanni, è giusto. È giustissimo. Quindi siete autorizzate da me. Tranquille. Che cazzo stavo facendo? Ah sì, comunque vi ripeto, dovete vedere sta live perché è veramente bella. Poi dovete vedere questa live che ho fatto con Davide e Giuseppe. Cioè, Giove, ci veniva la diretta di domani. Non vi preoccupate, che io sono qui tutti i giorni. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. A domani. Vi faccio vedere un pezzo di questa live. Anna, lì si stava andando per darti un ca... Scusa, ma hai detto tu cosa? Non è successo niente di emozionante in questa live. Allora perché la stai guardando? No, fra... Ecco, dobbiamo creare la mia camera. Allora la creiamo domani. O adesso. Non lo so, ditemelo voi. Io sono qui fino a 2 ore di live, quindi a posto. Dai, quindi non c'è niente domani. 50 Cent, 50 Cent. No, non è un fratello. Ma a posto, per vedere la clip della Mukina, minchia, dovrei andare su Twitch direttamente. Che palle. Aspetta. Aspetta. Quanti minuti di live siamo? A 23 minuti andiamo su Crash. Tanto vi faccio vedere chi seguo io. Te la mando io. Ok. Ok, intanto fatemi sapere chi seguite voi su Twitch, ovviamente. Chi seguite voi su Twitch? So che seguite soltanto me perché sono il vostro streamer preferito, però... Allora, devo andare sul mio canale, giusto? Non mi ricordo più. Oh, ok. Comunque sei spettatore, eh? Tutte le sere sei spettatore, questa è una cosa bellissima. Che sto coglione che si vede qui. Grazie, Luca. Impossibile trovare la clip. What? Luca, un po' di calma qui, ok? Libro. No, ma non le vediamo tutte, vediamo questa. Vediamo questa. Vediamo. Vedi le tutte, no, tutte no, mi rompo il cazzo. Tutte meglio di no. Intanto laggo, ditemi se laggo, non credo. Luca, così No. ti dico. Mandami lo screen, mandamelo subito. Anzi, lo faccio Luca di merda! Ah, se non mi mandi lo screen, che bacio. veramente ti... Io non me lo ricordavo questo. Ma avevo mutato tutto con quella Che merda. Veramente di... bacio. No, si è messo adesso perché se no non ti potevano Ah, rispondere. ok. Guarda, Ma io non me lo ricordavo sto pezzo. ma ci avete sentito? Bannate Giuseppe, ma basta. Allora andiamo su Google.
Aspetta. Tanto chi dove è scheda, così se poi dobbiamo entrare su Crash ci mettiamo subito. Sì, ho cercato Nico Pandetta perché poco fa ho messo la canzone come sottofondo prima di iniziare. Luca, mi sa che ci sei solo tu, mi sa. Vabbè, succede. Allora, andiamo nelle notizie, vediamo che cazzo è successo questa settimana. Vediamo che cazzo è successo. TG Comunque quotidiano di News Media. Ok, vediamo che cazzo è successo. A quanti minuti di live siamo? Ok. Ok. Corona, allora, cooptazione mascherata sul tema capogruppo PD. Allora, vi dico subito che io di politica non so un cazzo. So che è una rivelazione per voi. Elisa Isoardi, che cazzo dico di me? È difficile il rapporto con la madre. Vorrei chiedere, ma a me non me ne frega un cazzo. Problema, ma a me non me ne frega un cazzo. Io sto startando la live. Ok, Luca. Ok. Super Enalotto, la combinazione vincente. Cazzo, andiamo subito. Lo so che non si può più fare, stupidi. Altri 23. Sì, però mi devi far leggere, porco Dio. Cioè, non va bene così. Mi devi far leggere. Mi devi fare. Io non acquisto un cazzo. Guarda questo, no, dopo. Allora. Luca, io devo lavorare qua. Non è che posso stare presso a te. Luca! Luca! Luca, per cortesia, Luca. Altri 23.839 casi. Allora, quello che penso io su questa questione è appunto, chiudete le scuole. So che la scuola è importante, ma si studia anche in DAD. Io è da settembre che sono in DAD, ma comunque ho studiato, no? Non ho cazzeggiato e basta come molti altri fanno, ok? E comunque diciamocela. La gente che dorme in DAD dorme anche in classe. Quindi non diciamo stronzate perché... per cortesia. Quindi, l'unica soluzione in questo caso, visto che comunque i contagi stanno risalendo, non è stabile. Dobbiamo chiudere le scuole. Perché comunque si studia anche in DAD. La maturità va bene, fatecela fare in presenza, quello che cazzo volete, ma le scuole vanno chiuse, mi dispiace, le scuole vanno chiuse. Birmania, oltre 300 morti in 24 ore. È giorno della vergogna. Ok. Anziano percorre 2 km a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino. Ma faccio lo cazzo. Manco io li faccio dei chilometri e sono giovane. In primo piano rapinatore. Ma ovviamente! Dove poteva essere se non a Napoli? Ditemi se non avete pensato prima a Napoli. Ovviamente! Dove poteva essere se non a Napoli? Per un orologio, ovviamente. L'uomo vittima dello scippo indagato per l'omicidio. Cosa? No, aspetta un secondo. Ho letto bene. Rapinatore discute in investi di riuscita del lavoro. L'uomo vittima dello scippo è indagato per omicidio. Cioè, è stato derubato e poi li ha investiti per vendicarsi. Ma è bellissimo. Cioè, li ha investiti e poi si è vendicato. Ma che cazzo? No, vabbè, questa la voglio vedere. Quanti minuti di live siamo? 19, ancora 4 minuti. So che vi rompe il cazzo, ma dobbiamo essere precisi. Cadavere di strada, l'ipotesi, rapino finita in tragedia, rapinato indagato per omicidio, illegali non è... Oh, non è stato lui l'investito. In che senso? Ma che stanno a dire? Scusa, ma che è una barzelletta? Cioè, indagato, ma non si sa se è lui o no. Ma che cazzo è una barzelletta? Uno si chiamava Ciro. Vabbè, non mi meraviglierei se si chiamasse veramente Ciro. Ma scusami una cosa, cioè, non si sa nemmeno se è stato lui. Ma che vuol dire? Ma scusa! Ma che cazzo vuol dire? No, è una domanda retorica, Luca, non chiedevo a te.
È ancora giallo il napoletano per i due uomini trovati morti in strada. I due sarebbero stati protagonisti di una rapina. La vittima Giuseppe Greco, 25 anni, indagata per omicidio volontario, è andata in ca... Allora, leggi i nomi e gli anni di sti qua. No, vabbè, non mi interessa. Allora, sai che cos'è? È che, secondo me, reagire dopo essere stati rapinati, secondo me, è lecito. È giustissimo. Ovviamente se tu vai là con l'intenzione di ucciderli, magari non l'ha fatto apposta, eh? Però comunque si è difeso. Non sto a dire che è giusto uccidere i cristiani, però comunque si è difeso. Non diciamo stronzate. Perché qui in Italia anche le vittime sono, come dire, cioè le vittime vengono, le vittime dei reati intendo, vengono comunque, vabbè, avete capito, no? Mentre invece i rapinatori, comunque i delinquenti, non vengono sanzionati. Vengono sanzionati soltanto le vittime, e questa cosa non va bene. Ma questa cosa succede solo in Italia, comunque, bellissimo. Io penso che se qualcuno entra in casa mia con un coltello, dito, devo ferirlo, mano. Ah sì, se un tizio viene in casa mia io lo uccido. Mi dissocio, ovviamente, ma è vero. Cioè tu in quel caso tu stai entrando in casa mia, ma come cazzo ti permetti? Cioè ti finisce malissimo. Malissimo ti finisce. Cioè, non sto scherzando, è cosa molto serio. Finisce molto male. Ma di che stiamo parlando? Cioè, tu entri in casa mia e devo star fermo. Cioè, a sto punto viene un ladro, bro. Allora, i dollari sono lì. Dollari, perché ho detto dollari? Gli euro sono lì. La mia play è in camera mia, prendila se vuoi. Poi, se vuoi uccidermi, puoi farlo, non reagisco, ok? Tranquillo. Perché la legge italiana mi dice che non devo reagire. Quindi io non reagisco. Ma infatti è una cazzata che uno non si può difendere se uno ti punta una pistola. Se vieni per quello che fai. No, vabbè, non fa nomi. Se viene quel tizio... Vabbè, mi dissocio, non voglio dire cose bannabili. Luca, per cortesia, non mi fa dire cose bannabili. Per cortesia. Siamo a 22 minuti. Per me possiamo collegare il game capture. Aspettate... Questo lo leviamo. Faccio subito. Spostito di cazzo da video. Subito. Ah, l'ho staccato. A 30 minuti vai. No, ormai. No, Luca, dobbiamo essere precisi. Queste cose non verranno tollerate. Ah, sentite il rumore della play. Lo sentite il rumore della play, vero? Aspettate. Sì, dovrei fare un'altra scena, ma siccome sono pigro e non ho voglia di fare un cazzo. No, ho sbagliato. Luca, se stai scrivendo ora. Lo so che devo cambiare. Oh, che cazzo fa? Cambia scena. Stupido. Stupidino. Ok. Io sono in live. Ah, ok. Mi sa che stasera pochi spettatori farò. Spero di no, devo cambiare pure la categoria, Cristo santo. Quante cose bisogna fare. Ci sentiamo dopo. Ok, Luca. Va bene. Stasera siamo da soli. Stacco alle 23. Mi sa che io prima delle 23 stacco. Forse, non lo so, devo vedere. Intanto cambio categoria. Activision presenta un ritorno inaspettato. Porco Dio. In caso guarda la live, come cazzo faccio a guardare le live? Ah, gli ultimi minuti dici, ok. Ovvio. Se ce la faccio. Se non muoio prima. Se chiudi prima, infatti. No, ma sicuramente chiudo prima. Cambiato la categoria, ragazzi. Tranquilli. Cambiamo anche il LED perché dobbiamo essere in tema col gioco, ok? Vado a dopo, ok, Luca. Ok. Gli stupidi in questa live non ci devono stare, ok? Quando continuiamo? Vabbè, tanto sono da solo. Facciamo il primo.
fino a 33 minuti, ok. Ok, guys. Ma volevo sentire il volume del gioco, mi sa di no. Ok, facciamo questo. Tanto per giocare a Crash, dai, tranquilli. Quattro chiacchiere. Mi sa che la categoria non si è settata bene. Che spunta ancora quattro chiacchiere. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo. Non laggo, vero? Ma ovviamente no, io non laggo più. Il lag non è più di famiglia qua. Non c'è più il lag qui. Vaffanculo, lag. Mi puoi succhiare il pene. Il pene. Oh cazzo, stavo per cadere. Stavo, ho detto, ok. Stasera non mi guarda nessuno. Questa è una cosa gravissima. Ok. Troppo forte. Allora, io domani provo a mettere i 30 fps. Questa è una cosa gravissima. 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 Non c'è nessuno in live. Arrivano gli spettatori, arrivano. Ok. Sembra un cazzo. Tranquilli. Io sono bravissimo in questo gioco. Ah, io non so se la categoria si è aggiornata, perché ancora mi spunta quattro chiacchiere, quindi spero che si sia. Tranquilli, succede anche migliori. Non succederà più. Ok. Oh. Ah, se qualche tizio nuovo mi sta seguendo la live, se volete followatemi, il mio obiettivo è raggiungere i 50 followers. Quindi aiutatemi. Aiutatemi. Aiutatemi per favore. Aiutatemi. Ok. Madonna. 20 fps si fanno sentire, mi sa. Che schifo. Che schifo, io ho bisogno di almeno 30 fps. Almeno. Porco Dio. Porco Dio. Meno male che c'è il checkpoint. Ok. Cristo. Bubdga. Scusate, ancora mi devo abituare a Crash. Poi live, gioco di merda, perché... che a 20 fps non è il massimo giocare, ecco. Io sono un coglione. Io devo morire. No, mi dissocio. Comunque, a volte le notifiche del cazzo non si inviano. Sta cosa non va per niente bene, Twitch. Le setti bene le notifiche, per favore. Che ho bisogno di campare, sai com'è? Sai com'è? So che Bezos non deve lavorare perché mi li ha dati, ma... io devo lavorare, sì. Mi devo guadagnare da vivere! Da vivere! Da vivere! The beavery. Ok. Checkpoint. Ok. E anche Phil è morto. Phil è deceduto. Non si è fatto più vedere in live. Ma questa è una cosa gravissima. Ma io veramente, raga, io sono scioccato. Oh merda, stavo per cadere. Stavo per cadere, ragazzi. Stavo, ho detto. Minchia, meno male che non sto laggando. Cristo, porco. Cristo, porco. Ok, sto a livello a fanculo. Che è successo? Ai pipistrelli. Pistrello! 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 No, no, non ci provare. Ok. Si è buggato tutto, mi sa. Sì.
Porco Dio. Vabbè, a volte succede. Tranquilli. Oddio, ma che è successo? No, ma che palle! Ah, ecco perché. Allora, questo lo elimino. Che minchia sta succedendo? Dai! Dio mio, ma perché? Scusate, piccolo problema tecnico. Ok, ci siamo ragazzi, succede, succede a volte, dai, tranquilli. Abbiamo 3 minuti, dai, ce la facciamo a fare sto livello. Subito, subito così, ce lo leviamo dai coglioni, vai via. Via. Via, 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 via. Oh, ah, questo è facilissimo. Questa è la versione... Può succedere, può succedere, ragazzi. Non è successo niente, tranquilli. Succede, non piangete, non piangete, ok? Non piangete, vabbè. Non piangete, ok, ok. Non è successo niente, ragazzi, dai. Dai, non è successo niente, dai, tranquilli. Tranquilli, no. Tranquilli. Cazzo. Ok. Ok, ok. Via dei coglioni. Cinghiali di merda. Conosco tanta gente che ti assomiglia. Ok. Ragazzi, so che 20 fps non sono il massimo, però vi dovete abituare. Di è porco. Non so se lo sapevate, ma di è porco. Succede tutto all'improvviso ed è colpa sua. Sempre colpa sua. Ok. Troppo forte. Troppo forte. Non cadere, bastardo. È perché sono in soggezione, capite? Non avere spettatori non è da me. Non sono abituato ad avere uno spettatore. Ragazzi, allora, la live finisce qua. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Wow. Che schivata, ragazzi. Che schivata. Fanculo. Non cadere. Ok. 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 Troppo forte, ragazzi. Troppo forte. Ragazzi, un cazzo, non c'è nessuno. Giovi, non ti parli. Ok. 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 Troppo forte. No! No! Mi sa che non ci riusciamo a finirlo. Mi sa di no. 33 minuti, vaffanculo. Caniscanem edit. Sto gioco è bellissimo, raga. Sto gioco è bellissimo. Ora vi faccio vedere come si gioca. Allora, intanto stiamo calmissimi. Devo cambiare la categoria di nuovo. Vi faccio vedere il filmato iniziale. Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Scusate un secondo. Succede a volte. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! No! Jimmy Hopkins! 20 minuti su sto gioco, eh? You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. Vabbè, comunque la storia è che lui viene portato in questo collegio. Viene una tizia e gli dice: senti bro, questo è un collegio, tu non ti devi comportare come una bestia, ok? Ti devi comportare bene. E praticamente, allora, i stessi creatori di GTA, quindi la Rockstar Games, ragazzi, lo sapete. Questo gioco è molto molto bello. È un GTA in miniatura. Basta, GTA in miniatura, a posto così. GTA in miniatura. Molto molto bello. Ora dobbiamo ricaricare il salvataggio perché
Mi sta per ricaricare il sabato zuecchio, mi sa. Mi sa di sì, ragazzi. Mi sa proprio di sì. Che infatti. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Siamo tornati su sto gioco di merda. Allora sì, dobbiamo cambiare. Da dove che si salvava? Ok. Nascondiglio dei fighetti. Oddio, ma come cazzo si faceva? Come cazzo si faceva? Metti in pausa, bastardo. Allora. Ma io come faccio a... Come faccio a farlo? Come faccio a giocarlo di nuovo da capo? Progressi. Come faccio a salvare la partita esattamente? Scusami. Ma se elimino questo, che succede? No, vabbè. No, questo salvataggio è troppo importante, ragazzi. Ma io come faccio a iniziare una nuova partita esattamente? Scusami. Scusami. No, che partita. Ma se io volessi iniziare una nuova partita? Scusami, che cazzo. Cioè, devo eliminare per forza il salvataggio, perché mi sa che... E qui non usciamo. Vabbè, tranquillo. Succede. Succede. Tranquilli. Può succedere a volte. Può succedere. Non è una tragedia, ok? Non piangete. Non piangete. Non piangete! Non piangete, ragazzi! Non piangete. Succede tutto per una ragione. Saltiamo. Siamo pronti? Tutto da capo. Bello. Sto gioco è una pietra miliare dei videogiochi. E chi non è d'accordo con me può andarsene dritto a fanculo. Avete capito? Bastardi. 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 Ragazzi, ma dove siete? Cambiamo colore, metto questo ragazzi, metto questo. Mom, why'd you marry that phony? What's wrong with you? Oh, I can't believe this. Aspettate un secondo. Che mi si è buggato di nuovo l'audio di merda. Non so perché, a volte succede. Disattiva, attiva. Oh, porco dio. No, niente, c'è l'audio che gracchia, non so perché. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a Now the little boys. The headmaster is expecting you, Hopkins. In his study. Okay. His study is over there, boy. In the main building. There, Don't boy. Keep Dr. In Kravis the main building. He's a brilliant man. Brilliant. 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 Muoi Jimmy con la levetta analogica sinistra, non aveva visione con la levetta analogica destra. Grazie gioco. Gioco ai videogiochi da 20 anni. Tranquillo. Si muove a velocità differenti a seconda di quanto forte. Si uccide questi pezzi di merda. Buono. Vai. Vai. Affamok. Affamok. Che devi muori. Muori. No. No! No! Oh, mock. Via. Ma vaffanculo. Troppo forte. Troppo forte. Sono troppo forte. No! No! No!
Cosa? Ok. Devo poi succhiare. Succhiamelo tutto. Ah, yes. So you must be Hopkins. Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. No, in che senso? Io non pippo. Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Okay. Okay. Just calm down, boy. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. You're gonna be dissocial. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Bravo, Pickens. Bravo. Unicorn, young Hopkins. Run along now, child. Vai nel dormitorio. Ricorda che fa apparire come... Sono un piano diverso, ok. 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 Oh merda. Che cazzo fai? Ah, con questo si salta, non mi ricordo più. Vai, vai. Procediamo spediti perché qui non c'è tempo da perdere, ok? Non c'è tempo da perdere qui. Via. Via, via. Fanculo proprio, via, devi correre. Il tasto select non esiste sul controller della PlayStation 4. Stupido. Yeah, what time it is? Yep, time for a beatdown. Get the new kid, beat him down. Get the new kid, beat him down. You wanna play games? Let's play games, come on. Yeah. Give him a finisher. Famok. Famok. Boom, boom, ah, spinta, cazzo terra, ah, tu sei già morto, sì. Vai, sì. Vai, sì. That sucked, man. You're dead, no. New kid! Dead! No! That's enough of that! Break it up! Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately! Oh, come on! Oh, come on! Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Okay.
Ok, bene. La domanda è del titolo stesso, no, non la... We don't have a bar on the door. Just a soda machine. I can't get it right the first time. She didn't know where she... Okay. You should probably change into your uniform if you don't want to get in trouble. Mettiti la divisa. Che mi chiedevo fare? Ah, la divisa, scusate. Scusate, sono distratto. Beh, io mi sono rotto il cazzo, ok? Ok, reagiamo come avevamo programmato, ok? Ho staccato la play. Non ho fatto niente di che, tranquilli. Reagiamo perché mi sto rompendo il cazzo. Just a thing. Allora. Si attiva. Si muove. Ok. Porco Dio. Ok. Ordina. Sposta in fondo. Ok. 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 Ok, facciamo just chatting come avevamo programma. Perché questo sistema mi sa che non va. Perché facendo sempre gli stessi giochi poi la gente si annoia. Quindi meglio così. Meglio così, assolutamente. Quindi torniamo su TGCom. TGCom, ragazzi. TGCom. Allora, in arrivo 3 milioni di dosi di vaccino. Figuolo, è il cambio di passo. A Treviso somministrazione senza punta. Finalmente. Finalmente. No, nel senso che è brutta come cosa, però comunque... Finalmente i vaccini sono arrivati. Finalmente saremo... Aspettate che devo mettere di nuovo... Aspettate. Informazione diretta. Oddio, cane, dai. Ah, se sentite voci mi dispiace, ma sono i miei. Mi dispiace, guys. Succede. America a volte, ragazzo di categoria, se ne va a fare un culo. Non va bene. Vedi che la cazzo di categoria non si modifica. Ma perché, Dio mio? Non si è cambiata ancora? Ma porco Dio. Vaffanculo. In arrivo 3 milioni di dosi di vaccino. Figuole, cambio... Vabbè, ok. Altri 3... Ok. Anziano per cuore... Vabbè, questo l'abbiamo letto. Birmania l'abbiamo letto. Messico, un bimbo di 9 anni muore mentre tenta di entrare negli Stati Uniti. Cosa? Ma che vuol dire? Il piccolo è annegato nel fiume Rio Grande. Nella stessa... Oh! Nella stessa... Oh! Nella stessa... Porco... Oh! Nella stessa... Nella stessa tratta, i soccorritori hanno salvato una donna e il figlio. Negli USA è emergenza, ma è registrato un flusso tale di bambini migranti. Tragedia al confine tra Messico e Stati Uniti. Un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio americano. Nella stessa tratta, i soccorritori sono riusciti a rianimare e salvare una donna guatemalteca e il suo figlioletto di 3 anni. Le autorità americane prevedono per i prossimi 2 mesi un boom di bambini migranti non accompagnati. L'emergenza che sta mettendo in crisi la Gaza Bianca. Ragazzi. Le critiche all'amministrazione Biden. L'episodio è destinato a creare scalpore nel momento in cui l'amministrazione Biden
è fortemente criticata per l'assenza di una risposta finora efficace dinanzi al flusso migratorio di bambini senza precedenti. Questa è una cosa gravissima. Sistema al collasso. Il Border Patrol, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, stima un flusso fra i 18.600 e i 22.000 migranti in aprile. E fra i 21.800 e i 25.000 in maggio. Un balzo che rischia di mettere sotto ulteriore pressione il sistema già a collasso. Questa è una cosa gravissima. Questa è una cosa gravissima. Allora, voi sapete che facciamo adesso? In realtà non si può fare perché non ho Photoshop. Aspettate, che voglio fare una cosa bellissima. Intanto, scusatemi, ma devo andare a fare la cacca. Quindi torno subito. In realtà no. Volevate che me ne andassi? No dai. Luca, la vuoi fare la live insieme? Ho aperto la live un attimo. Luca, la facciamo insieme la live, perché non so che cazzo fare col Just Chatting. Io Just Chatting non lo porterò mai più. Mi annoio. So che avevo detto che avrei portato più giochi, ma mi rompo il cazzo. Tanto vuole rimanere come... Vai, non ho voglia di giocare a Wreckfest. Ok, Luca, vai su Discord, ti aspetto. Sto arrivando. Intanto sai che faccio? Faccio una nuova scena. Solo con lo schermo. Non capisco perché ho eliminato tutte le altre scene, onestamente. Sono proprio uno stupido. Sono proprio uno stupidino. Aspettate che levo la webcam. Basta disattivarlo. Luca, quando vuoi, tanto io sono su Discord. Anzi, aspetta che ci vado subito. Subito proprio, subito! Parliamo di cazzatine con Luca stasera. Perché non so che minchia fare. Tanto vale rimanere con la programmazione. Perché portare tutti i giochi in un'unica live di 2 ore è un azzardo. No, non utilizziamolo. Tanto chiediamo Google. Ok, Luca c'è. Ah, Luca, io spero che non lagghi. Ma sicuramente no. Aspetta. Luca, ti sto chiamando, no? Luca, te sto a chiamare. Stiamo chiamando Luca perché... cazzo fa? Luca, mi senti? Sì, io... Mi senti? Luca è morto. Uno streamer di successo. Eh? Mi senti adesso? Mi senti? Ma questo sì, è un... Sì, ti sento. Ok. No, looking for the phone. Ma che sto vedendo? Vabbè, ovviamente mettete la webcam tutti voi. Ma che è sta merda? Perché si vede questo? Metti la webcam. Non lo so, si vede il tuo gatto. Ma che cazzo? Ah, sai perché? Aspetta. Risolvo subito. Non te ne andare. Voce video. Mi senti ancora? Mi sa di no. Oh. Ok. Aspetta. Ti sento comunque. Ok. HP. Perché avevo lasciato come webcam quella del cellulare, quindi per questo... Ok, adesso mi vedi. Ok, ci siamo? Ora vi faccio vedere, aspettate. Mi senti? Non sento più Luca. Che succede? Luca, non ti sento più, Luca. Scusa, ma se abbiamo la videochiamata direttamente nel server... Sto laggando? No. Non sto laggando, vero? No.
No, è Luca che sta laggando, mi sa. Luca! Luca! Ma che è morto! Luca! Oh! Mi senti? Sì, ti sento. Ok. Ok, aspetta. Nico, provo ad avviare la... Aspetta, attivo la webcam. Beh, disattiva in caso sulla... sulla live. Sì, lo so, aspetta. Prima voglio settare tutto e poi... Ma perché sta merda di webcam non funziona? Cosa mi sta implicando? Vaffanculo, Luca, rimaniamo così. Però volendo la live non... Ok. Ok, aspetta. Ma di cosa vuoi parlare di politica? L'importante è che mi vedo io. Allora, Luca! Tu hai fatto una cosa gravissima. Cioè? Tu lo sai cosa hai fatto, Luca. Ma con chi? No, Luca, tu lo sai cosa hai fatto. È una cosa gravissima. Ah, appena me la ricordo ti potrei dare una risposta più decisa. Luca, hai toccato quella bambina, Luca. Luca, vedi che sta zitto perché lo sai che ha sbagliato. Luca. Beh, una bambina l'ho toccata, ma... No, no, in che senso? Raccontaci... Ma solo oggi non so che cazzo fare in live. Ma in realtà nemmeno... Cioè, allora... Se posto un gioco... Perché so che... da fare, ma non c'è nessuno che mi caga, quindi... perché è sabato. Io dovevo portare breakfast, ma non c'è... Non c'ho voglia. Ah, sai, qual è il problema? È che... Allora, io oggi volevo fare... Allora, da oggi volevo fare le live con più giochi, ma non si può fare, perché come vedi, 10 minuti di crash, che cazzo faccio? Beh, in effetti 10 minuti che fa il tempo di aprire il gioco, entrare nel livello. Infatti, quindi da ora in poi farò. Rispetterò la programmazione. Ad esempio, oggi Just Chatting. No, che stai dicendo tu? No, nel senso che ormai rispetto la programmazione. Ad esempio, domani che cazzo c'ho? Non mi ricordo. Io domani dovrei fare. Domani dovrei fare cazzeggio e just chatting, ma cazzeggio non è just chatting. No, cazzeggio è tipo fare qualche gioco a minchia che... Vabbè, ma metti, tipo... metti il gioco a sto punto. Cazzeggio è qualche gioco. Beh, volendo è che i giochi ce li ho da portare, ma ce ne sono alcuni che proprio mi fanno passare la voglia, tipo Breakfast. Lo levo. Ma io ancora non ho capito che gioco è, comunque non l'ho mai sentito. Di auto. Che palle. Oh, mi senti? Sì. Ok. Ti sento, ti sento. Ah, Luca, io ti devo dire, io ti devo, mi dovresti fare un favore. Devo andare a cagare. Sì, vabbè, intrattieni tu, ok? Ok, ragazzi, allora, se okay. Metti Giovanni, ovviamente... Non dire parole bannabili. No, no. Ah, levare webcam almeno, se no ti vedi pure che ti alzi, senza qualcuno in camera. No, vabbè, non entra nessuno. No, no. Beh, sono pronto quella clip. Guarda che ti seguo da telefono, non fate cazzate. Va bene, allora ragazzi, sono ho in mano il canale di Giovanni, molto famoso ovviamente. Allora, allora voi non state sentendo niente ovviamente, sono soltanto discorsi familiari. Però comunque ragazzi, allora che cosa potremmo fare nella live di Giovanni? Ecco, voi cosa vorrete fare? Tanto sono pure sul moderatore, quindi se scrivete qualcosa la leggo pure io e vi posso rispondere al suo posto. Ok, non ho capito. Perfetto. Comunque! Sì, in questo momento stiamo sentendo anche il telefono di Giovanni.
che sta parlando. Comunque, esatto. Qui abbiamo il... che anche dal bagno lui segue la live, mamma mia, la sua live. Comunque, allora, io pensavo che potremmo fare, visto che ormai Giovanni ha capito che gli funziona Discord con le cose, potremmo andare da una certa persona e insultarla. Che ovviamente gli hackatori ci sa già chi è, ma per la privacy non diremo i nomi perché sono anche nel suo canale. Giusto, Giovanni? No. Ma io non è che voglio insultare a lui. Cioè, alla sua razza. No. Mi dissocio, nessuna razza è superiore delle altre. Comunque, se vuole viene in là. Ma perché non muore, vaffanculo? Ah, ora un'altra cosa è successo. Ora un'altra... Ma non te la dico perché poi c'è il contenuto... Che è il copyright. Questa è la madre di Giovanni che sta parlando, ovviamente, che si sente piano, ma si sente. Madre di Giovanni, se mi sente può entrare nella stanza e fare lei del contenuto al posto del figlio. Comunque, allora, che cazzo è successo? No, ma guarda, c'è... ora l'ultima cosa che ha fatto, cioè, non me ne frega un cazzo, no? Però, cioè, un po' mi dà fastidio. Ma vabbè, qui, siccome non sono soltanto nella live mia, non posso parlarne. Forse sta ritornando Giovanni, già ha fatto un danno mio. No, Giovanni, che cazzo è successo all'audio? Avevi il telefono in mano. Ma sei andato a cercare vestito così, con questi tre occhiali e cose? Sì, infatti mia mamma mi ha chiesto perché avessi due cappelli in testa. Sto lavorando, mamma. Infatti io l'ho detto, mamma, sto lavorando, che cazzo vuoi? Ah, Luca, allora ti ripeto, io non voglio parlare di... Ma sei in live? Sì, sono in live, ma sono messo come te, sono uno spettatore che mi guarda, penso che sono io. Aspetta, vediamo se vuole venire Giuseppe. Oh, ma lui Giuseppe non faceva le live pure? Sì, ma ha smesso, ne ha fatto una e basta. Ah, ottimo. Bellissimo. Aspetta, oh, che io dico. Troia, gente, termini. Oh, Giuseppe, io sono con Luca su Discord, siamo in live, vuoi venire? Ah, no, niente, vabbè. Possiamo fare quel gioco che abbiamo fatto un'altra volta, tu, Giuseppe ed Emanuele. No, però è bannabile. Lasciamo perdere. Qua diciamo che è abbastanza bannabile. Ma tra l'altro tu hai messo il counter degli spettatori in live, no? Secondo me è quello che ti fa anche sminchiare le cose, perché si deve aggiornare, ma rimane sempre fisso quel numero per 10 minuti e poi si riaggiorna. No, ma in realtà non l'ho più. Che impostazioni hai messo? Vediamo. Allora, ho messo... minchia, ne so, aspetta. Magari OBS si decide... No, si è bloccato OBS, no? Ok. Allora, ho messo però come... Ma aspetta, cos'era il primo coso? Vai sull'inizio? In che senso? Quale inizio? Vai alla prima cosa, non lo vedo, c'è la tua webcam. Al primo opzione. Ah! Silenzio delle fonti. Hai messo qualche ritardo nella chat? No, l'ho proprio tolto. No, sì, ma metti 24 fps. Cosa? Prova a mettere 24 fps. No, io... ma adesso non posso, sono in live. Dopo.
Vabbè, poi... In realtà io volevo mettere 30 fps direttamente, perché ho notato che non lagga più, quindi... Tanto per provare. Boh, poi... Ma che possiamo fare, allora? Ma onestamente non lo so. Mi sento confuso. Non so perché... Allora, diciamo, ho detto, beh, faccio un'ora di breakfast, poi faccio Minecraft, ma non c'è nessuno, quindi... Ma io ho detto, se vuoi invitiamo... Ah, c'è Giada. Hai visto? C'è già. Ah, allora, visto che c'è Giada, possiamo fare qualcosa. Ovvio. Allora, Giada, allora, facci Giada, delle domande. Allora, facciamo così. Luca, sei zitto! Luca, Giada, allora, se vuoi puoi farci delle domande e noi risponderemo sinceramente, con onestà. Perché non abbiamo un cazzo da fare. Oh, in realtà siamo... Ah, ok, stai guardando anche tu. Dai, Giada, se vuoi... Dai, dai, dai. Creaci del contenuto, dai. Che non abbiamo un cazzo da fare. Siamo dei disagiati che non hanno un cazzo da fare. Facci il contenuto. No, ma infatti, Luca, io già sto chatting non lo porterò più. Cioè, se lo devo portare, lo porto con qualche mio amico per fare qualche live così a cazzo di cane, ma così no. Io manco la webcam, quindi manco lo potrei fare, in realtà. Questo sinceramente non mi convince. No, chi, Luca? Cosa non ti convince? Non so. No, non so. Ma una webcam a cazzo di cane non ce l'hai, Luca? No, perché sono dal computer fisso, non ho quello portato. Cioè, non l'ho comprata per fare le video lezioni, quindi... Non che palle! Mi sa che già se n'è andata. No, non credo. Boh. In teoria c'è ancora. In teoria. Non lo so, perché mi spunto... Tu stai guardando la live? Sì, sono il coso moderatore tuo. Ah, a posto, già te sei andato. Che siamo due, cioè io e tu. Qua spunta che c'è, ma che cazzo ne so. Ah, vabbè, ma... Contatore degli spettatori, affanculo. Hai visto tre. Ok, ok, adesso c'è, ok. Ok. Ah, ti dicevo, fare just chatting così da solo è un po' una merda, cioè non so che cosa fare. Uno si dovrebbe preparare le cose pure. Lo so, ma come faccio? Qua, se dici qualcosa che non sta bene a qualcuno, la prendi nel culo tu e basta. No vabbè, sti cazzi, cioè se dico qualcosa e qualcuno mi attacca, a me non me ne frega un cazzo. No vabbè, anche Twitch che ti banna, cioè se dici qualcosa di sbagliato... Vabbè, l'importante è che ti dissoci. Ecco, mi cerbero podcast. Esatto. E ancora qua, dice Giada. Vai, Giada, facci delle domande così a buffo, vai. Vai. E noi rispondiamo, perché non so più che minchia fa. Ad esempio, la prossima settimana... Si sta chiudendo la live, proprio. No, perché? È andato. No, io ormai faccio 2 ore di live. Non... Stai guardando la live, no, Luca? No, ne facevo circa 3, ma cioè, non si fa un cazzo. Sono Nadia. Ah, Nadia! Allora facci delle domande! Ah, è vero, perché non è il compleanno? Siete eterni. Ma che è Thanos? Siete etero? Allora, io sì. Siete... Ovvio. Io Luca, sì. Tu sei etero? Sì. Mm. Anche eterno. Dai, ma delle domande serie, dai. Secondo me loro sono messe peggio di lei, non sanno cosa dire. No, Luca! Dai, delle domande serie. Chiama Pierpaolo. No, sì, no, per favore. No, quello ci fa bannare.
Vabbè, a me ha bloccato dopo l'altra volta che l'ho chiamato. Luca, tu di cose personali non devi parlare in live. Vabbè, ma è il nome, tanto ci sono un sacco di Pierpaolo. Ho capito, sì, ma noi ne conosciamo uno, Pierpaolo. Se puoi guardare live, quello che cazzo fa? Beh, lo banni. Certo, ma mi può anche denunciare. Per cosa? Azzi, azzi. Ah, hai ragione. Azzi. Dice Lily, ogni quanto vi masturba? Allora, questa è una domanda molto intelligente. Ma onestamente... No, allora, Luca, non iniziare con onestamente, perché devi rispondere onestamente. Infatti, onestamente. Vai, Luca, rispondi prima tu. No, cos'è? No, dai. Cosa? Sono più imbarazzato di quel che pensavo. Non so manco io cosa dire. Rispondi a... Mi faccio un'idea prima io, vai. Ah sì, ma è una cosa... No. Ah, c'è anche pure... Ah, Davide, ci sei anche tu, Davide. Siccome non sappiamo che cazzo fare io e Luca, facci delle domande e noi risponderemo onestamente. Comunque, Luca, ogni quanto ti masturbi? Ma dipende, da giornata, ovviamente. Vabbè, di solito. Ma di solito è il giorno che capita. Non è che uno c'ha... Me li programmo, che cazzo vuol dire? Vabbè, dipende, da allora. Tu te li programmi? Allora, io non sono un tipo che si masturba tutti i giorni. Allora, prima mi masturbavo tutti i giorni. Oh, che cazzo dici? È una cosa normalissima. No, io perché? Per le cose, per quello che sto sentendo. Allora, prima mi masturbavo, io mi sto allenando per adesso. Vabbè, dai, Davide, faccio delle domande, dai! Dai, Davide, che qua siamo più disagiati. Esatto. Però negli ultimi anni non mi masturbo tanto spesso, onestamente. Cioè, non ne senti il bisogno. Ma prima pure io. Però, cioè, ormai con sto Covid non ti stai capendo più un cazzo. È vero. Cioè, non ti vergognare. Ma infatti, Luca, non ti vergognare. Oh, vabbè, mi sembrava un po'... Sì, okay, ad esempio, è una cosa talmente normale che potrei farlo anche in live. Aspetta, sì, ma sono aperto, ovviamente. Ma infatti, la masturbazione è una cosa normalissima, come il sesso. Scopate, come il sesso orale anche. Comunque, io posso dire una cosa. Che sicuramente è una cosa bannabile, ma io la dico lo stesso. Dai, sentiamo. Allora, no, vabbè, non la dico. Di che zona siamo? Ah, io dello Zen 1. Io di Gruillas. No, ma domande serie però, tipo domande sulla vita, cosa ne pensate dello stupro sui bambini, dai. Siete aperti? No, gemelli. Io sì, purtroppo. Ancora non ho avuto la possibilità di scopare. Io pure. Ancora no. Vabbè, ognuno ha i suoi tempi. Beh, comunque in una città come Palermo, cioè, veramente, vabbè, non dico niente, però si è capito. Che brutto dire che non è la favorita, ti puoi fare chiunque. No, nel senso che qui a Palermo... è difficile fare sesso per il semplice fatto che comunque tutti, vabbè, capito, a Palermo è che c'è gente molto aperta, diciamo, quindi diciamo che comunque non c'è molta gente che pensa, ah, il sesso è una cosa libera, facciamolo con, vabbè, capito, no? Ovvio, ma vogliamo parlare del mio barbiere che è stato arrestato? No, no, aspetta, finisco sta cosa perché è molto importante. Praticamente, okay. Qui c'è gente che... lo farebbe soltanto col futuro sposo. Ed è una mentalità molto, ma molto vecchia, molto antica. Gente che conosci o gente in generale? Gente che conosco e gente in generale qui a Palermo. C'è gente molto, molto con la... Hanno detto che tipo di ragazza cerchiamo. No, io Giada sono disponibile se vuoi giovi. Va bene, Giada, quando vuoi. Ah, oh, vabbè, ma deve essere una cosa normalissima, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è roba che... Oh, tizio, vuoi scopare? Ok. Luca, vuoi scopare con me? Io?
Una cosa a tre con qualcuno, ovvio. A posto. Visto, così. Cioè che live proprio... Che tipo di ragazza c'è? Dai, rispondi tu, Luca. Lilly, ma io manco so chi è Lilly. Come cazzo faccio a rispondere? No, forse a che stanno... Lilly sarebbe il mio tipo. Vabbè, ma io non ne ho pregiudizi, nel senso, non ho la ragazza ideale in testa, quindi io scoprirei con chiunque. Poi ovviamente dipende. Ah, c'è anche Davide, visto? Facciamo a posto, c'è anche Davide, si unisce all'orgia, a posto. E tu, Luca, che tipo di ragazza cerchi? Ma quella che capita, è una normale. Non ho preferenza. Una donna. Allora, il mio tipo di ragazza, allora io nemmeno ne ho uno, però non lo so. Allora, io preferirei una ragazza magra. Ok, una ragazza magra con i capelli ricci. A me i capelli ricci fanno impazzire, quindi a posto. Quindi sarebbe il tuo tipo. Preferisco i capelli lisci, diciamo. Vabbè, ma cioè alla fine come hai i capelli, che cazzo me ne frega, insomma. A te piacciono le ragazze alte o basse, Luca? Dipende. Dipende da cosa. Dai lati, ovviamente. Ok, no, io le ragazze basse, sì. Beh sì, basse ma non troppo, dai, non esagerare. Cioè, vabbè, comunque è il mio ideale di ragazza con cui vorrei stare, però comunque non è detto. Cioè, ve l'ho detto io. Ah, ovvio. Cioè, scoprire con tu. Quindi sarebbe il tuo tipo, ci proveresti se ci fosse la situazione. Ovviamente. Aspetta, chi parla di Lenia? Ovviamente. Credo che Giovanni parli anche per le cose fra amici. Ovvio. Non solo frequentarsi. Sì, ovvio. Cioè, io ad esempio sono molto pro alla scopa amicizia. Molto pro. Cioè, per me io non c'è. Amiche, quindi non posso. No. Però, Luca, se ne avessi una per te, sarebbe normale scopare con la tua amica e basta. Cioè, capito? Beh, solo no, però, cioè, dipende, ovviamente. No. Anche la. Vabbè, a parte che dipende anche come la pensa lei. Vabbè, certo, mica la puoi stuprare. Cioè, che è live proprio ai limiti. Io mi dissocio dallo stupro. Ah, vero, io mi dissocio pure da quello che ho sentito. Luca, vogliamo vedere il tuo volto. Vai, Luca, esci il cazzo. Attivo la videocamera, anche se non c'è. No. Non ce l'ho la videocamera. Giovanni per il sociale, ovviamente. No, io ve l'ho detto, per me... Le scope amicizie non... Le scope amicizie... Come si dice al plurale? Scope amicizie, non lo so. Cioè, per me sono normalissime. Le scopate amichevoli. Esattamente. Però c'è molta gente che è contraria perché... Oh, io lo voglio fare soltanto col mio futuro marito barra moglie. Che cazzata, oh. Beh, è come dire che vai alla favorita e poi hai tua moglie a casa. Esatto, vai a prostitute, ti scopi la prostituta che hai scopato, giustamente. Sperando non abbia la sorpresa. Sperando non abbia, no, non è stupro, è sempre sorpresa, no, dai. No, allora, a me questi argomenti piacciono perché... Che devi fare il contenuto, ma non, gli, no, ma non gli spettatori, ovviamente. Vabbè, ma chi cazzo sono le frega degli spettatori? No dai, no, cosa no dai? Le prostitute? No, parliamo di prostitute. Giovanni, tu conosci prostitute? Ma intendi come parola... No, non le conosco. Allora, no. Ne conosciute? Onestamente, allora, abitando allo Zen è molto strano che io non le abbia conosciute, però no. Magari abiti in una parte di Zen molto
amichevole. No, è allora, è vero. Cioè, comunque io abito in una zona abbastanza tranquilla, quindi fareste un'esperienza gay. Allora. Io no. Perché no, Luca? Ah, perché cioè, rispetto il mio orientamento. Giusto, bella risposta. Allora, io non lo so. Ma l'irrispetto, cioè, dipende, ovviamente. Mm-hmm. Cioè, l'irrispetto è come persone, ma cioè, non lo farei, ecco. Allora, io non lo so. Cioè, allora, io sono etero al 100%, quindi sarebbe molto difficile. Però dipende dipende dalla persona, cioè nel senso se a me quella persona piace particolarmente tanto da andarci a letto, ok. Se te lo chiede il tuo migliore amico come favore? No, non come favore, come nuova esperienza sì, ci starebbe. Almeno una volta nella vita secondo me va fatta. Tanto per provare. Cioè, io ho detto, non lo farei ma non perché mi stanno su coglioni gay, ma cioè perché non... a parte che verrebbe difficile... Ma perché, vabbè, ho detto rispetto il mio orientamento. Che senso sarebbe difficile? Cioè, come hai detto tu, tipo, cioè... Oh, mi state mettendo in difficoltà. Immaginate, tipo, uno scontro fra spade, tipo. Chi ce l'ha più calda? Tipo, no. con i peni che gli... Potremmo farla realmente la cosa a tre. Bello, ma io sono aperto. Mi piace la tua sincerità, Giovi. No, ma perché io sono sincero. Cioè, nel senso, se io devo dire una cosa la dico. Cioè, io su queste cose sono tranquillissimo perché so che sono cose normalissime e non bisogna vergognarsi. Luca, adesso ti rigiro la domanda. Te la modifico un poco. Tu scoperesti con un trans? Dipende. Sempre dipende. Vabbè, ovviamente considerando i trans maschio, da maschio a femmina. Cioè, capito? Che fanno la transizione da maschio a femmina. Quindi poi diventano femmine, capito? Ah, dici tipo quelli che da maschi fanno diventano femmine? Sì, visto che rispetti il tuo orientamento, volevo sapere se ci sta. Dipende sempre, però già è una cosa più fattibile, ecco. E se invece... Tu invece? Aspetta, non ho finito la domanda. E se invece quel trans che è diventato femmina ha ancora il cazzo? Cioè, non ha fatto l'operazione per lavare il cazzo, tu che fai? Ah, no, però... Perché... Sempre per quel motivo di là. Però è femmina. Beh, sì. Ma il cazzo. Scusami, se tu, tipo, incontri una prostituta e c'è la sorpresa, te la fai? È difficile come domanda, sai? Cioè, è la stessa cosa che se uno te la chiede a te. Tu te la faresti o no, onestamente? 50-50. Ti tipo tutto il cazzo peroso, eh. Sei indeciso, onestamente. Voi che pensate in chat? Cosa dite? Perché no. Anche la chat, dobbiamo interagire con la chat. No, comunque sì, io ci andrei con una trans femmina, ovviamente. Da maschio a femmina, sì. Perché no? Ovviamente, se mi piace, sì. Ovviamente, se mi piace, sì. Descrivetevi come se aveste la persona che vi piace davanti. Vai, Luca, comincia tu. In che senso mi vuoi descrivere io come se avessi la persona che mi piace davanti a me? Sì, descriviti. Se quella persona, la persona che ti piace ti dice descriviti. Sono... una persona molto solare. Ah sì, una cosa più scontata di questa la potevi dire. Che palle! Non è molto male in questo momento.
Dai, la cosa più... sempre io però a parlare. Dai, sentiamo la tua descrizione. Boh, devo dire, ironico, sarcastico sicuro. Che mi piace prendere per il culo la gente, sì. Un po' permaloso a volte. Solo quando c'è i cazzi girati, sì. Poi che? Alcuni dicono che sono simpatico. Ok. Amo fare una cosa fino in fondo. Cioè, nel senso, se devo fare una cosa la faccio bene. O se devo intraprendere un percorso lo faccio fino alla fine. Cioè, non lascio mai le cose a metà, quindi... Sono diligente, sono... Rispetto l'amicizia, credo che sia una delle cose più importanti al mondo che ci sia. E poi che? Sono fedele, quindi non tradirei mai il mio partner. E poi che cazzo devo dire? No, determinato. Ah, sì, determinato, esatto. Determinato. E poi che? Boh, come interessi, vabbè, lo sapete. Mi piacciono i videogiochi, gli anime, le serie TV. E i soldi, vabbè, quello. I film, leggo libri, disegno, sono la chitarra. Che cazzo devo dire di più? Sembrava stessi per dire rispetto all'amici. Vabbè, anche quello. Cioè, mi piacerebbe se fosse legale, veramente. Allora, rispetti tipo la difesa personale, questo sì. Vabbè, sì, ma non è una delle cose che direi alla persona che mi piace. Cioè... superfluo. Vabbè, in effetti che fai, dici? No, io rispetto le persone che uccidono uno e gli sta rubando un Rolex in casa. Vabbè, sì, cioè non è una cosa da dire. Cosa? Dai, dai, altre domande, dai! Che staraglio. Faccio una domanda io, cosa ne pensate dei napoletani investiti da uno oggi? Ah, oddio, allora, abbiamo letto una notizia all'inizio della live. praticamente a Napoli un tizio era stato rapinato. E i rapinatori poi sono scappati. Il tizio, la vittima del furto. Esatto, la vittima del furto, cosa ha fatto? Ha preso i motorini e li ha investiti e li ha uccisi. No, ha preso la macchina e li ha investiti, loro erano col motorino. Ah, e beh, ok. Li ha investiti e adesso la vittima che li ha uccisi, che ha ucciso i rapinatori, è stato indagato per omicidio. Cioè, per me è difesa personale. Preferiresti essere amati o amare? Vabbè, ma... Essere amati, ovviamente. Essere amati. Che cazzata. Cioè, metti che tu ami una persona, ma quella persona non ti cambia. Pro contro l'aborto. Pro. Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sono per la libertà totale. Se uno vuole abortire... Lavora dei soldi. Esatto. Il metturbino. Che schifo. Lavoro dei soldi. Dai. Parlando... Allora, dipende. Cioè, ci sono più lavori che mi piacerebbero, però... Se devo dirne uno che mi piace è il militare. Allora, io non ho un lavoro dei sogni per il semplice fatto che io sono contro il lavoro, perché dedicare tutta la vita ad un lavoro e poi non vivere affatto, per me è una presa per il culo totale. Dipende, se il lavoro che trovi ti frutta tanto e ti permette di farti un futuro, cioè va bene. Beh, quello sì, sì, ma metti caso che comunque continui a lavorare per tutta la vita, 6-8 ore al giorno, tu non vivi più. Ah, questo sì. Cioè io non voglio ritrovarmi a 50 anni seduto sul divano a pensare alla mia vita di merda, dedicata soltanto al lavoro, quello no, assolutamente no. Per questo sto facendo le live. Dove vorreste vivere? In Sicilia sicuramente no. Dell'Italia o in generale? No, vabbè, in generale. Dai, dillo Luca, dillo che vuoi stare a Napoli. No, gli Stati Uniti. Belli gli Stati Uniti. Vorrei essere tipo, non a Los Angeles o a New York, ma tipo in qualche
mappa è tipo cittadina, quelle americane, no? Che sono tutte piccoline, diciamo. Che sono fighi là i posti, ecco. Anche le cittadine piccoline, tipo paesini. Davide dice Seul, bellissimo. Anche il Giappone è bello, ci andrei pure. Allora, io onestamente sono indeciso, perché allora, il mio grande sogno è andare in America e vivere il sogno americano, con i soldi. Ah, ovvio, quello, beh, quello penso sia il sogno un po' di tutti. Sì, però, certo, ovviamente la vita non è cara come qui, lì in America, però... Ah, io prima cosa che farei è andarmene dall'Italia. Beh, quello è ovvio. Ma non perché non mi piace, ma perché... Azzi, dillo che ti fa cagare! Altre... Cioè, cambierei. Londra è bellissimo. Vaffanculo, Martina, Napoli fa cagare al cazzo. Napoli fa schifo. Dublino ci sono andato stupendo. Grande giro che è stato investito. Mamma mia. Dai, altre domande. Ah, non ho risposto. Vabbè, comunque, o America o... Non lo so onestamente, perché io basta che sto bene, a me non me ne frega un cazzo. Cioè, io potrei stare anche in Italia. Ci staresti tipo in Norvegia o Svezia, questi paesi, diciamo, al nord? No, sì. No. C'è freddo, però cioè, si sta bene, come vita, ecco. Come vita sì, ma io odio il freddo. Non lo sopporto, quindi non lo so. Cioè, io andrei anche a Milano. Ad esempio, già Milano è meglio di qua. O Roma. Roma è bella. Cioè, diciamo, bella. Vabbè. Cioè, sono belle come città, ma costano un botto di più rispetto a... Questo è vero. Sport che vorreste fare? Vai, rispondi tu, Luca. Allora, dipende. Proprio, tipo, o palestra. Ok. O... Come sport proprio più impegnativo, diciamo, tipo, c'è qualche sport tipo con la Jeep, che tipo vai nei boschi, cioè non nei boschi. E come fai Monster Truck? No, il Monster Truck, il... Ah, vabbè, lasciamo stare, il kayaking, ecco. Che cazzo è, Luca? Il kayak. Ma quella è la canoa. Ma che c'entra la Jeep? Cosa? Che no, c'entra? Stavo dicendo il Jeep. Che cazzo sei a dire? Che immaginati col Jeep sopra la canoa, cazzo. No, volevo intendere tipo andare nel Jeep. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, lo sport che... Tennis. A me il tennis piace un botto. Tennis oppure... Oddio, non lo so. Io ho il rugby, tipo. Ho il football americano. Rugby bello, sì. Mi piace dare tipo le spallate, mandarli... bellissimo. Però è uno sport bello. È uno sport molto pericoloso, sai. Tipo, faresti wrestling tu? Bellissimo. Però... Diciamo che i wrestler fanno una vita proprio di merda, perché viaggiano, ok, viaggiano un botto, però non hanno tempo per fare un cazzo. Cioè, vorrei fare taekwondo. Belli taekwondo. Parkour è figo. Parkour è figo, però cioè, è pericoloso. È rischioso. Università o lavoro dopo scuola? Beh, io sono indeciso ancora. Allora. Cioè, perché da un lato non ho voglia di fare l'università per stare altri 5 anni o 3 anni a scuola. No, però sai cos'è, Luca? È che l'università però è molto... L'università, cioè, puoi fare un botto di cose in più rispetto al diploma normale. Vabbè, certo, ma poi dipende anche che università scegli, perché all'università non è obbligatorio... andare all'università, cioè puoi anche studiare per i cazzi tuoi e sostenere l'esame 2 mesi dopo, poi dipende dall'università ovviamente. Ah beh, certo. Allora, come lavoro sto pensando, cioè, so che l'attore è troppo scontato, però cioè, mi piace, però l'attore non penso che sia... sì, però non penso che ce la farei, e poi non c'ho i soldi. Oppure allora, l'attore
Mi piacerebbe farlo perché comunque interpreti dei personaggi ed è fighissimo. No, io anche, a parte per interpretare, anche perché conosci un botto di persone pure. Vabbè, sì, quello sì. O anche, allora, a me piacerebbe fare, come si chiama colui che, beh, che comunque gli anime vanno, beh, vengono sempre dai manga. Non voglio fare il mangaka, ma comunque colui che produce l'anime, ecco. Cioè, a me piacerebbe fare un botto, un anime tutto mio, cioè sarebbe troppo figo. Anche perché un sacco di... Un produttore video tipo. Cosa? Un produttore video tipo. Sì, una specie. Io non so se esistono... Vai, Luca. Cosa? No, ho finito io. Ah, ok. No, nel senso, io non so se esistono anime che non si basano sui manga. Cioè, nel senso, io non voglio fare manga, io voglio fare anime. Però ovviamente non so se esistono anime che non si basano sui manga e basta. Cioè, non so. Io sono autodidatta, sto imparando come creare videogiochi, animazione 2D e 3D. Bravo, Davide! Io per esempio vorrei imparare tipo usare dei programmi tipo Photoshop e queste cose, ma cioè, non li capisco. Vabbè, Photoshop è facile da usare comunque, no? Penso magari per scuola che c'hai pure sto cosa, ma io che nella mia scuola... Cioè, manco i professori sanno usare Excel o Word, cioè... Mm-hmm. Beh, certo. Dai, altre domande, dai! No, non fumettista, Davide. Non fumettista, fumettista no. Cioè, proprio ideatore di anime. Cioè, non so se c'è proprio una professione adatta a questo, onestamente. Perché a me, allora, a me piace scrivere storie. Però, io non voglio scrivere libri. Voglio fare proprio anime. Cioè, proprio sarebbe una cosa che mi piacerebbe fare da matti. Beh, sarebbe il fumettista. Cioè, scrivere... Sarebbe tipo il fumettista di anime. Non lo so, onestamente, se si chiama anime. Però non so se c'è proprio un ruolo, diciamo. E infatti, perché... Allora, quasi tutti gli anime provengono dai manga. Cioè, poi non so se ci sono anime creati proprio così. Non lo so. Vai, altre domande, che qua non sappiamo che cazzo fare. Dai, veloce. Fumate. Io no, mi fa schifo fumare. Io nemmeno. Perché non riesco a sopportare manco l'odore di quelli che fumano quando ci passo vicino o fumano davanti. È vero, a me la puzza di fumo non piace. Cioè, se dovessi fumare... quelli che fumano in casa. Che schifo, no? Ma quelli che fumano nelle stanze da letto, no? Dai, per favore. Per favore. Però se dovessi fumare una canna, sì, quella la proverei. Non l'ho neanche provata perché... Cioè, proprio non senti il bisogno, capite? Non lo sento il bisogno. Io se devo provare, proverei tipo con quelle elettriche, però... Cioè, comunque mi fanno... Che senso quelle elettriche? Le sigarette elettriche. Quelle sì, cioè, a me quelle piacciono. Anche perché non fanno male, ovviamente quelli senza nicotina. Vabbè, sì. Io odio che mi fumo accanto. Io odio che mi fumo accanto mentre mangio. Oddio. Io odio che mi fumo accanto e basta, invece. Ma mentre mangi, cioè, è abbastanza esagerato. No, che però schifo. Tutto il cibo in preda di fumo. Diventa affumicato. Aspetta. Ah. Ora fra poco viene anche... Aspetta. Ci sei ancora, Luca? Sì. Ok, aspetta un secondo. Divini il link sul canale. Come faccio a unire qualcuno alla chiamata? Aggiungi amici al messaggio di... No, chi devi unire, sì.
No, vabbè, non c'ho voglia. No, chi è? Chi è? No, vabbè, dimmi chi è. Vabbè, lo sai, il coglione di turno. No, dai, lasciamolo stare, per favore. No, non ho voglia di attaccare Briga in live, sinceramente, perché so che se ci parlo mi incazzo. La sigaretta elettrica l'ho provata, no, Ligos? Quella alla madrena è buonissima, ma fa sempre male. No, vabbè, non fa male se non c'è nicotina, eh? Se non c'è nicotina... Io onestamente le proverei, però, cioè, a parte che il costo costa un botto anche. Però c'è anche l'Aigos, quella piccolina, diviene circa 50 euro. O anche dipende 200, 300, altre. Guarda il video su WhatsApp Giovanni, cosa ho fatto con... Allora, Davide, qua stiamo lavorando io. Non posso andare su WhatsApp, ok? Ok, aspetta. È bella vesti qui. Davide, lo sto guardando, eh? No, Davide! No, cosa hai fatto, Davide? Berlusconi non si tocca. Davide. Dai, fateci delle domande, che qua ci stiamo annoiando. Luca, ci sei ancora? Sì, sì. Ok. Dai, subito, domande, vai. Ah, parliamo tipo di serie TV. Che cosa vi guardate? Ma che palle! Abbiamo una domanda... Luca non si può vedere. Ma non ce l'ho la telecamera, mi dispiace. C'è il computer fisso, non si può far vedere. Ma perché se vieni... Così, non ce l'ho purtroppo. Ma perché se vieni da telefono, Luca? Il mio telefono no, non ho più spazio per mettere manco video su WhatsApp. Che palle, ma questa è una scusa. No, vero, manco Discord. Questa è una scusa. Fosse una scusa l'avrei fatto. Ce lo fate vedere. Ok. No, mi bannano se le... Cioè, per cortesia, oh! Per cortesia! Qui stiamo lavorando! Non stiamo cazzeggiando! Beh, un po' sì. Sto a fare un cazzo. E beh... Dai, sì! Dai, che cazzo fai? Dai! Vabbè, tanto non credo sia bannabile. Ebbene, non è bannabile, ovviamente. Dai, non credo. Bannate Luca, un suo canale. Con per... uno spettatore, ovviamente. Per gentil cortesia. Federica, ci sei? Ci sei anche tu, Federica? Certo che ci sei. Dai, che palle! Dai, Luca, porco Dio! Beh, tanto non si vede. Ma mi faccio vedere solo io, mi sono rotto il cazzo, tanto Luca si sente. Ma dalla live si sente, Luca? Mi sta venendo il dubbio. Ma dalla live si sente, Luca? Non lo so. Ma dalla live si sente, Luca? Non lo so. Ah, sì, ti si sente, ok. Ti si sente. Dai, altre domande, dai! Dai! Domande serie, dai! Che manca pochi minuti alla fine della live. Come faccio a vedere tipo il coso di OBS, cioè? In che senso? Cioè, non mi fa vedere più... Ho chiuso tutte le finestre, tipo che mi dicono gli spettatori le cose. Come li faccio a metterle? Subvisualizza? In che senso? Non ho capito. Non sto capendo. Avevo messo tutte le finestre che si vedono, tipo gli spettatori, i feed attività, ma le ho chiuse tutte. Come cazzo le rimetto? Vai, subvisualizza e metti... E metti i pannelli. Ma come sei combinato? Come sono combinato? Che c'è che non va? No, non lo so, ha scritto uno. Che c'è che non va? Non c'è niente che non va. C'è niente che non va, scusami. C'è niente che non va. Ah, una.
Dai, è di Q7, dai, facci le domande, dai. Dai, dai, che non sappiamo più che cazzo fare. Ok, non c'è niente che non va. Hai visto? Non ci siamo visti... La chat solo follower. No, ma mi segue, la conosco. No, no, io dico io. Sei tu che non vai, Giovanni. Allora, Davide, sei appena stato bannato. Solo che tu non lo sai. Ma sei stato appena bannato. Dai, vogliamo le domande qua. Vi blocco tutti, vi blocco. Vattene a mina. Ma chi? Io o Luca? Luca? Giada dice di andartela... Di andarti a fare una sega. Non so se ha detto a me. Ti piace di più nome che... Ti piacciono di più nomi che iniziano per essere io e che inizio per... Onestamente non lo so, perché è una domanda molto, molto difficile a cui rispondere, perché... perché... S-I in che senso? S-Y? No, praticamente conosciamo una tizia che si conosce... Che si conosce, cioè vabbè, io sono arrivato. Che si chiama con un nome di una nazione che viene bombardata spesso. L'Iraq. No. È accanto all'Iraq, credo. L'Iran. No, no. Inizio con la S. La Siria. Bravo! Già, da te no. Ma io non c'ho buona, non c'ho lo stimolo, sono depresso. Non voglio di masturbarmi oggi. No, la Francia è più bella. Ma la Francia non viene bombardata. Ah, sì, la Francia è più... No, aspetta. La Francia è bella solo se non è accompagnata dalla Troia. Esatto, dalla Troia. Tresania. Esatto. No, è gente che noi conosciamo e noi ci divertiamo a prenderlo per il culo. Ah, ok. Nuova nazione dell'UE. Esatto, è da dove provengono tutte le prostitute. Praticamente escono da quella nazione e poi si diffondono nel mondo. Cioè vanno in tutte le nazioni del mondo. Ottimo. Acquistiamo una bimba nucleare. Cazzo, una bimba che esplode. Dalla Russia, sicuramente. Da Chernobyl. Soprattutto allo Zenno. Ovviamente. Ovviamente. Dai, voglio delle domande serie qua, oh. Serie. Ma posso fare un pronostico? Ah, non si può fare nel tuo canale. Che è sto pronostico? Tipo i sondaggi. Ah, si possono fare, ma non... Eh? Devi essere affiliato, c'è scritto. Si può fare un cazzo. Ma Giulia te le guarda le live, ma quando mai? Se viene la bastona. No, mi dissocio. Cioè, se viene live la faccio piangere. La faccio piangere, veramente. Non ci vuole niente a farla piangere. So come attaccarla. Cioè, da una che cammina e scatena un terremoto ogni volta che cammina, che cosa le vuoi dire? Quando è morto Napoleone. Ma a me che cazzo me ne frega. Boh. Nel 200, ma che cazzo ne so. Che cazzo dici? Guarda, Fede, guarda che succede se fa... Vabbè, tanto già l'hai visto. Bellissimo. Ah, ovviamente il 5 maggio 1821. Ovviamente. Lo sanno tutti.
Ma non è 200, minchia veramente Luca, minchia sono andato a pensare proprio a 200. Ovviamente al 200 dopo Cristo. Dai, delle domande di attualità, dai, tipo cosa ne pensate dell'aborto che già c'è stata fatta? Tanto per fare un esempio. Cosa ne pensate dei gay che già c'è stata fatta? Luca, sei l'amico di Giuseppe? No. No. No, ma lo conosci. Ma chi è l'amico di Giuseppe? Stai parlando, quindi... Ma chi è l'amico di Giuseppe? Nel 200. A proposito dell'aborto, ti devo raccontare una cosa. No, hai abortito! Bro. Guarda, questo video semi la droga. No, Davide! No, quello biondino è Davide, ed è in chat. I'm Z01, no niente, stiamo facendo... Stiamo parlando. No, di un discorso che ho avuto con uno che ti devo raccontare. Allora, appena stacchiamo la live, tanto fra 10 minuti stacco, me la racconti. Quello biondino dovrei essere io. Cosa ne pensi dello Zen? Luca, rispondi tu. Niente, è un quartiere come gli altri. Certo, ha qualche problema, però è sempre un quartiere. Giovanni, tu cosa ne pensi dello Zen? Ma devo rispondere, perché se rispondo cosa penso veramente mi bannano. No, vai, vai, tanto... Lo dico, lo dico! Cosa sì? No, assolutamente. Ancora sei dissociato, cazzo. Ho mutato il microfono. Vuoi provare la tua baguette di 60 cm? Se è francese, Giovanni la vuole provare. Aspetta che non l'ho letto la chat. Dico, ti non ci vado mai perché ho paura. Perché non guardi il video? E non posso, sì. Ma sto parlando con la chat, Davide! Ma vai, lo puoi guardare, ho premuto sul link, non è niente di volgare. No, vabbè, ma sono in live, però, anzi, aspetta che salvo il link. Davide, mandamelo su WhatsApp, che poi lo vedo. Vuoi provare la mia baguette di 60 cm? Giada. Ma che sono queste cose, Giada? Ma dimmele in privato queste cose, non qua in live. Che tutti guardano, ma che è sta cosa, oh? Poi ditemi io pubblico, Hanno arrestato uno dello Sciascia. Ma veramente, chi è? Ovviamente non fare nome e cognome, scrivi solo il nome, che tanto... Vabbè, visto che è dello Zen... Comunque, tutti quelli dello Zen finiscono una volta in prigione. Io no, ci andrò una volta sicuramente. Ah, Giovanni, conosci persone mafiose? Allora, conosco... Non dire i nomi che poi ti ammazzano. Ah, nel senso... Vabbè, poi te lo scrivo in chat. Ok. Comunque, installato Minecraft sulla Play. Tu dai. Sì, Davide, poi ci giochiamo insieme, Davide. Anzi, dobbiamo giocare insieme ad Apex in live, Davide. Mia nonna. No, Fede, no. Vabbè, comunque, Luca, sì, li conosco, non sono amici miei, ovviamente. Sì, comunque ne conosco abbastanza. Lo conosci, è quello della vecchia scuola... Che metteva la musica napoletana. È presente chi è? Sì, ho capito. Sì, sì, me l'ha detto Mono. Io ci andavo ogni volta. A trovare suo padre. No, a fare le capelle. C'è pure il numero di suo padre. Ma chi è Luca? Non lo conosci. Ricotta scaduta.
Dai, mi dissocio dalle cose che sta scrivendo Federica, ok? Io non c'entro niente con questa persona, non la conosco. Quanti minuti di live siamo? No, io a 57 minuti di stacco. Mi sono rotto il cazzo, sono stanco. Ma Edoardo dà più rotto poi con gli account. Onestamente non lo so. Allora, io non so nemmeno se è stato lui a... Perché lui con l'account e le tette di Carla mi seguiva. Cioè, mi segue ancora. Poi l'hai bannato che ha detto cose l'altra volta, quando fai di The Last of Us. Che mi ha insultato a me se l'hai bannato. Vero. Perché lui con quell'account lui vede quando sono, quando vado in live, capito? Beh, però ha fatto anche, cioè, un altro account poi, penso, non lo so. Onestamente non lo so, non mi interessa. Edo mi manchi. Edo, vattene a fanculo se mi stai guardando. Lo so che sei stato tu a fare quei account bannabili. Non so scemo. Non so con chi sei abituato, ma sei un coglione. Cioè, mi dispiace che nessuno te l'abbia mai detto. Cosa? No, parlavo ad Edo. No, Bannabili. No, stavo dicendo che siccome so che è stato lui a fare quegli account, che se ne andasse a fanculo, tanto sicuramente mi sta guardando. ok. No, vabbè, forse no. Edo ti lobo. No, Davide, ma non è quell'Edo. Non è quell'Edo, eh? È un altro Edo che conosco io. Cioè, manco Pierpolo si fa gli account bannabili, vabbè. Se sapesse che faccio le live, sicuramente. Scopiamo. Beh ragazzi, io vado. So che vi mancherò. niente, ci vediamo domani dalle 9 alle 11 con Bloodborne. Luca, fai un saluto. Buonasera a tutti. Ciao, ciao guys, ciao. Ciao. Lei chiusa la live, non lo so. Ok, sì. Mi è morto? Probabile. Già va. Mi senti? Ok. Non ti sentivo più. No! Lascia ancora solo una speranza. Se si chiede come vuoi sta stanza, hai sbagliato tu mi hai perdonato. Sulla possibile si torna a campa. O sa c'è difficile che c'è? Ma provo cagno stavi detto rongo. Sto cagare dopo c'è carnavale. Si ferma che ne nessuno è mai con te. Tu va a cagnere. C'è ne costi magano. Tu che fai bel letto? Sì, ti sento, ti sento. Mi senti tu? Mi senti? Ok, tu sei... Ok.
Vai a letto ora. No, vabbè, l'ho chiusa ora. Ah, oh, vabbè, non avevo più voglia. Comunque, ora lo sai che è successo con Emanuele. Cioè, vabbè, forse te l'avevo detto l'altra volta, comunque, non mi ricordo. Aspetta.